Buongiorno, sono Cristina Amberti del Centro Guide Siena e Toscana. Oggi mi trovo a Lucignano d'Arbia, una quindicina di chilometri a sud di Siena. Dietro di me l'antichissima pieve di San Giovanni Battista, documentata a partire dal X secolo. Ci troviamo in alto, su di un colle, che come una sentinella domina lungo la via Cassia o via Francigena. Per questo motivo ha sempre fatto gola a molte persone, a partire dai conti guiglieschi che sono qui documentati a partire dall'XI secolo. Di loro proprietà sono i terreni circostanti, di loro pertinenza sono persino i castelli di Bibbiano e Castelnuovo Tancredi. Ma a un certo punto cominciano a carezzare l'idea di costruire il castello per eccellenza, proprio qua, dove ci troviamo ora. Ma siamo alle porte di Siena e questo progetto confligge con il Vescovo e con il Comune di Siena. Ne inizia una disputa che terminerà a favore del Vescovo e del Comune di Siena, i quali si appellano per vincere ad un decreto del 1153. Che Federico Barbarossa aveva emanato. Tale decreto stabiliva che non era possibile costruire castelli nel raggio di 12 miglia intorno a Siena ed anzi quelli già costruiti dovevano essere demoliti. Questo decreto fu poi ratificato dal di lui figlio Enrico VI. Malgrado questo provvedimento, i conti guiglieschi rimasero in questo luogo e continuarono a costruirvi. Nella seconda metà del XIV secolo si edificano le mura che ci circondano. Il mondo è cambiato, c'è stata la peste, c'è stato il grande crollo demografico in tutta Europa. Gli eserciti si trovano a spasso e i soldati non fanno più la guerra, o perlomeno non più la guerra organizzata come avveniva prima. Sono disoccupati e allora si uniscono in compagnie di ventura, capitanate da persone senza scrupoli che cominciano a mettere a ferro e fuoco le campagne, saccheggiando e depredando. E allora il Comune di Siena riceve numerose suppliche da parte dei cittadini di Lucignano d'Arbia affinché si appronti una cinta muraria degna di questo nome. Nell'agosto del 1554 Lucignano cade sotto i colpi degli imperiali e l'anno successivo, con la caduta della Repubblica di Siena, entra a far parte del Granducato Mediceo. A partire da quegli anni numerose sono le famiglie egemoni che si susseguono qui a Lucignano d'Arbia. Sono documentati i Petroni, i Mocenni, i Landi. L'ultimo proprietario, nella prima metà del secolo scorso, è stato l'avvocato Alfredo Bruchi. Ma il perno di tutta la comunità è sempre stata la chiesa davanti alla quale ora mi trovo, caratterizzata da una severa facciata in stile romanico. Unica concessione decorativa è l'archivolto realizzato con conci alternati di alberese bianchi e neri, un tipico motivo che arriva all'epoca in territorio senese dalla diocesi volterrana. Vi ringrazio per avermi seguita e spero di avervi incuriosito. Vi auguro quindi di passare un fine settimana piacevole e magari possibilmente con una guida. Arrivederci da Lucignano.